Non è stato ristrutturato il sistema bancario, anzi il denaro pubblico è stato utilizzato per salvare le banche che, essendo sistemiche, contenevano esse stesse la speculazione sistemica per le banche sistemiche. E invece, proprio perché sistemiche, le banche vanno salvate quando fanno i finanziamenti alle famiglie e all'industria e non quando speculano d'azzardo nel casinò della finanza. Non sono state scritte, se non per finta, regole sulla finanza. È stata depistata l'azione dei governi, per 3 anni si è fatto finta di fare le regole. Siccome erano complicate, le regole le dovevano scrivere i banchieri, non le dovevano imporre i governi. Erano i banchieri che, essendo materia complicata, avrebbero dovuto essi stessi proporre ai governi le regole. Non se ne è vista neanche una di seria, anzi l'opposto. È stato legittimato il meccanismo di prima. Faccio un esempio, sembra una cosa tecnica ma indicativa. Su quasi tutte le operazioni finanziarie ci sono degli strumenti assicurativi che si chiamano CDS, Credit Default Swap. Ebbene, ha senso l'assicurazione se io assicuro la Mauro SPA o se Mauro assicura la Scholz SPA, ma non ha senso pensare che tutto il mondo per tutte le operazioni si assicura, che si usano soldi veri per costituire uno strumento che è in sé falso. Ma a voi sembra possibile che esiste uno o un sistema che assicura contro il rischio della fine del mondo? E questo è il punto. Eppure i nostri geniali tecnici non ci hanno spiegato che questo sistema è un sistema che non sta in piedi, ci hanno detto che è un sistema che funzionerà meglio con una piattaforma automatica. Ma se su una piattaforma automatica fate girare la ruletta dell'azzardo, sempre è azzardo e non quello che servirebbe, cioè un'effettiva assicurazione contro i rischi. E quindi legittimi la prassi negativa e non la riduce affatto. La crisi è stata gestita utilizzando per salvataggio i debiti pubblici e questo alla fine ci porta al paradosso per cui quella che è stata la medicina è finito per diventare il male in sé. E alla prossima crisi che cosa succede? E forse la parola prossima è sbagliata. Una volta ho usato un'immagine come essere dentro un videogame, arriva un mostro, lo batti, sei lì che ti rilassi e arriva un altro mostro più grande del primo. A proposito di accuse per eccesso di ottimismo, questa immagine l'ho usata nell'ottobre del 2008 e continuerò a usarla. Non c'è ancora il game over della crisi, siamo ancora dentro un videogame dove i mostri si avvicendano in sequenza.